La storia di Varenne è la storia del trottatore più forte di tutti i tempi, del cavallo che ha fatto sognare l'Italia. Figlio di Waikiki Beach e Jan Matz, durante la sua carriera ha vinto ben 6.035.665 euro, diventando così il trottatore più ricco della storia. Varenne nasce nel 1995 nel centro di allevamento di Zenzalino in provincia di Ferrara. Le aspettative su di lui da puledro erano già abbastanza alte, dato che i suoi genitori avevano avuto delle carriere splendenti. Infatti, il padre, che era Waikiki Beach, era stato un campione americano ed era uno stallone di alto livello, mentre la madre, Jan Matz, era stata discreta in corsa e aveva già dato alla luce dei buoni trottatori come Rinus e Ungetz. Il 4 aprile 1998, all'Arcoveggio di Bologna, Varenne esordisce nella sua prima gara. Però qualcosa non va, rompe il galoppo una volta e poi una seconda volta sull'ultima curva, mentre era intento in un sorpasso apparentemente semplice. Per regolamento nel trotto, dopo due rotture, il cavallo viene squalificato, ma questo ovviamente Varenne non lo sapeva, quindi riprende la sua andatura e parte in un inseguimento. È del tutto inutile finire il risultato, ma lascia di stucco i pochi spettatori presenti e il popolo degli scommettitori delle agenzie ippiche. Questo è il video originale della sua gara, dal momento dell'ultima rottura fino all'arrivo. Nel cerchietto rosso c'è Varenne. Ma c'è l'attacco perentorio di Varenne, numero 4, che passa a condurre ma rompe, coinvolge nell'errore numero 7. Numero 4, Varenne, squalificato. Di nuovo al trotto Varenne allunga la falcata e senza difficoltà si riposiziona ai vertici dello squadrone, impressionando tutti quelli che lo stavano guardando. Virtuoso F, squalificato. Valkyria a sua volta strabattuta da Vortice Max, mentre ritorna forte ma inutilmente Varenne. Le immagini sono di scarsa qualità, ma lo spettacolo è evidente. Nello spazio di poco più di 100 metri, Varenne aveva superato un numero incredibile di avversari, andando non al doppio ma al triplo della loro velocità. Varenne, prima della gara, era stato lasciato per lungo tempo nelle stalle e sembrava destinato ad una triste fine. Questo perché era vittima di una malformazione che poteva causare gravi problemi nei cavalli di corsa. Infatti aveva un micro distaccamento osseo ad una gamba. Sembrava che il suo destino fosse segnato, invece lui lo riscrisse. Dopo la sua prima gara nel 98, in cui fu allenato da Jean-Pierre Dubois in Francia, Varenne fu notato fino a Roma, dove un uomo stava cercando un buon cavallo da guidare nelle gare. Il suo nome è Giampaolo Minucci. Il binomio Minucci-Varenne è un binomio quasi indescrivibile, infatti insieme a lui vincerà 49 dei 51 Gran Premi vinti. In quel periodo, nel mondo dell'ippica, tutte le attenzioni erano rivolte verso Viking Kronos, un grandissimo trottatore e il più acerrimo avversario di Varenne. Era un campione imbattuto da 2 anni e il 10 luglio del 1998 si scontrò per la prima volta con Varenne, battendolo. L'astio tra i due corridori era evidente e lo si può notare anche dal comportamento del guidatore di Viking, che sbeffeggia Minucci prendendolo in giro sulla direttura d'arrivo. Arrivo! Viking Kronos ha preso margine netto a Varenne, veloce jet! Viking Kronos, che a 100 dalla conclusione è padrone del nazionale 1998, l'applauso della folla che impazzisce per Ludwig Colghini e Viking Kronos al secondo Varenne con Paolo Minucci che ha vinto il proprio nazionale. Ma la storia di Varenne dopo questa sconfitta non è giunta al capolinea, anzi, questa sconfitta è stata il nuovo punto di partenza. Viking Kronos e Varenne si incontreranno di nuovo l'11 ottobre 1998 a Roma, per il derby italiano. Questa volta la gara prenderà una piega ben diversa. Per qualche istante Viking Kronos è tornato nella scia di Varenne, che continua ad allungare e si mantiene in vantaggio. 600 metri al traguardo con Varenne leader, Viking Kronos nuovamente che sposta in seconda ruota, avendo all'interno Vigliano Prince. Varenne che cerca la fuga nei confronti di Viking Kronos, che ha sempre all'interno Vigliano Prince, poi Vidar e Viern. Varenne che sta prendendo vantaggio nei confronti di Vigliano Prince e Viking Kronos, che sembra ora in difficoltà. Varenne forse ha azzeccato la fuga giusta, affronta la retta d'arrivo in vantaggio su Vigliano Prince, Viking Kronos, Vidar e Viern. Varenne in fuga nei confronti di Vigliano Prince,
poi Vidar e Viking Kronos. Varenne si è staccato da Vigliano Prens. Varenne che va a dominare fino al palo davanti a Vigliano Prens, Vidar, Viking Kronos e Bjørn. La gara viene vinta da Varenne e Minucci sbeffeggia il guidatore di Viking Kronos nello stesso modo in cui lui, qualche mese prima, lo aveva preso in giro. Varenne è campione d'Italia. Nel 2000 Varenne prova a misurarsi nella corsa più importante del mondo, il Prix d'Amérique, che si corre a Parigi, sulla pista di Vincennes. Il suo più acerrimo rivale è General Dupamoux, però quell'anno vinse grazie a una partenza nettamente irregolare, ma che venne comunque convalidata. Infatti Varenne aveva perso diversi preziosi metri all'avvio. Varenne arrivò terzo, però l'anno dopo Minucci ci riprovò e fece centro. Vinse il Grand Prix d'Amérique. Général Dupont, Richard, William de Descher, Fanidol, Varenne, l'emporte, Fanidol prend la deuxième place. Général Dupont est troisième, il tombe normal et quatrième. À distance, nous retrouvons une multitude de concurrents pour la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième place. Victoire del Capitano. La magia del cavallo italiano, detto il Capitano, dilaga. Gli vengono dati nomignoli di ogni tipo, tra cui Figlio del Vento per la sua straordinaria velocità. La sua incredibile scia di successi raggiunge l'apice nel 2001, quando Varenne diventa campione del mondo. Varenne, Kiss Melody alle prese, i cavalli che stanno per entrare in dirittura d'arrivo. Varenne che accelera in progressione, Kiss Melody che marca qualche passo falso, in difficoltà Kiss Melody. Varenne che accelera ancora, Solar F per linee interne, quindi Fanidol e Jackhammer. E Varenne che se n'è andato, e Varenne, ancora una vittoria per Varenne a Vincennes, mentre su Kiss Melody, ancora incerta nell'andatura, avanza Fanidol. Ad oggi Varenne, ritirato dalle gare ed impiegato come stallone, conta ben 6 milioni di euro guadagnati e 62 vittorie su 73 gare disputate, di cui 52 gran premi e record mondiali. Nella storia dell'ippica italiana ci sarà sempre e un solo capitano, Varenne.